Vedo diversa robettina qua. Vediamo un po'. Yo, yo, yo! Good morning, ladies! Rise and grind! Come on, Starlight! Nice! Transformation! Hey! Hurry up, Billy! Raga, ma l'animazione? Oh, okay! I'm coming! No time for a transformation again. Never mind! Bad guys are waiting for a beating! Let's go! Si vede che hanno fatto i soldi, eh? Cioè, che animazione della Madonna! È fighissimo! Che stile! No, mega fluido! No, no, raga, mi stanno mettendo una scimmia per suo ZZZ. Bellissimo. Veramente figo. Pizza cake. Reloading complete. Round two. It's showtime! Ragazzi! Mamma mia! Bello! Billy Kid. Già lo voglio. Madonna, raga, bellissimo sto trailer. Yo, 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 ladies. Good job today, as always. As a reward for your hard work, I got you some high-quality gun oil. Let me look for it. Hey, did you hear? Lo adoro. È già il mio personaggio preferito. Come fa? Look, it's a collab between Three Gates Military Tech and Starlight Knight. Buy four, get one free. It even came with an exclusive poster. Cheap stuff. No, lo amo. Poi sembra un idiota. Gli voglio già bene. Self-care time. Feeling relaxed. If only you could speak. Ma con chi parlava? Solo potessi parlare. È fulminatissimo, lo amo. Ma che livello di animazioni hanno raggiunto? Cioè, io me li aspetto in game però, eh. Cioè, bello il trailer, stupendo. Però io queste animazioni le voglio in game adesso. Cioè, non mi possono gasare così per sto ZZZ. Voglio vedere quest'altro invece, che è uscito. Vediamo un po' quest'altro video. People on the streets often say the kind of life we live comes with a price. Seems like today. It's my turn to pay it. Now buckle up, because the story of my life is a real roller coaster. Where do I even begin? È la storia di Billy Kid. Billy, I'm a battle android, although a more accurate description would be an android da battaglia. Tactical unit with firepower-based area suppression capabilities. I was made using lost technology. Lost technology? That's a good one. More like high maintenance costs. That's what our boss would say. But I think it makes me sound cooler, like a pro. Oh, my current boss is Nicole. Yep, the one with pink hair, hitting people with her suitcase. Ah, questo è il suo capo, Nicole? But Nicole wasn't always my boss. According to my memory bank, I used to live in New Eridu's outer ring, serving a man with lofty ambitions. Quindi è il suo nuovo boss, Nicole. Drifters named me Billy and gave me a mission. I'm not bragging. I was infamous back then. Some thugs would cower in fear upon hearing my name. Thinking back, oh, look at her go. That's Andy. She's my coworker. Andy, too. Lei Andy, la sua collega. She knows how to swing a sword. Huh? Wait, the bullet's already reached her. I haven't finished my story yet. Dice la sua collega, sarà un androide anche lei? Ring, but some things went down and my first home fell apart. So I ended up an aimless combat weapon once again. I had a long talk with the people who were following my boss, and in the end they decided to let me go. Then, whoa, hey, bullet, could you slow down a sec? I'm wrapping up here.
Where was I? Freedom! Yeah, so I had a taste of freedom, went on a journey alone. With two guns from a friend, I made new air to my fresh home. Sento già che il doppiaggio Hank sarà una madonna anche questa volta. I hooked up with the cunning hairs. I had no idea the ending would be so fast paced, but no time for regrets now. Già lui lo amo. Sì, ma infatti stavo dicendo doppiaggio pazzesco. Oh, so close! What? I didn't know you're such lousy shots! I take my promise back. I can't wait to watch Starlight Night! Sì, comunque il clima di questo ZZZ è completamente diverso da quello di Honkai, di Genshin. È proprio tutto un altro clima. Si vede che è una roba super goliardica, i personaggi sono divertenti, si prendono in giro da soli. È bello. Oh, comunque ragazzi, ho grande attesa. Fammi vedere il sito a che punto è, se hanno magari fatto uscire qualcosa di diverso. Welcome to New Eridu. Where humanity rises anew. Sì, il sito è un pochino cambiato, ma che bello, cioè che mentre vai avanti, cioè scorre in orizzontale invece che in verticale, ma è normale, sì. No, raga, c'è il sito, l'hanno cambiato il sito. Non era così quell'altra volta che l'abbiamo controllato. Guarda, scorre in orizzontale. Ma che figata. Musiche sono già fantastiche, mi piacciono moltissimo. Si sente che usano molta musica jazz, che è il motivo per cui il primo trailer mi aveva ricordato un po' Persona come mood, ma solo perché c'era questo jazz in sottofondo. Poi per il resto non c'è da niente. Oh, il nostro goal non è costruire una casa, ma... Allora, diciamo che questo è difficilmente traducibile per noi italiani, perché house e home non sono la stessa cosa. Home è anche tipo la casa che è nel cuore, è tipo la famiglia, non c'è... È difficile da spiegare, cioè house è la casa, proprio la casa fisica, home è dici I'm home, cioè sono a casa, però con un altro sentimento, ecco. Madonna che belli i personaggi di Bellobog Industries. Ma sono tutti bellissimi. Guarda che fighi. Ah, le case! Ah, guarda, perché adesso hanno cambiato il sito e quindi c'è Bellobog Heavy Industries che... Per ora ci hanno mostrato questi quattro personaggi, però non ci posso cliccare sopra, cioè non li fanno vedere. Poi abbiamo Victoria Housekeeping, che sono tutti dei maggiordomi, che belli! Sono tutti maid, sono tutte maid. Abbiamo le maid e il maggiordomo, che belle. Tra l'altro vorrei farvi notare che tra i maggiordomi... Non so se è il suo. Ah sì, questa c'ha i robottini, guarda. Questa c'ha i piccoli robottini. Wow, che belli sti personaggi. Sono le maid. E poi vabbè, gli altri ancora li devono presentare. Ma non Corruption Complex. Hollow Zero. Madonna, sto boss l'hanno mostrato nel trailer. Se volete ve lo faccio vedere. L'abbiamo già visto, però ce lo possiamo anche riguardare. Che si vedono molte di queste aree. Si vedono anche questi bossettoni. Ecco, New Eridu, New Content. Off Cafe. Ok, mi sa che questa è Catherine, tipo. Magari no, però dice che ci saranno questi Coff Cafe. E questi caffè sono presidiati dal Team Master e ogni caffè ha il suo Team Master. E che ognuno di loro si considera un artista unico. Magari questi coffee caffè si possono controllare? No, beh, vediamo solo questo. Ancora non sappiamo bene nello specifico che cosa faremo in questi coffee caffè. Però secondo me potrebbe essere un luogo dove prendiamo le quest. Non lo so, maybe. È tanto distante da Genshin come stile. Cioè, la casa è sempre quella. Però, a parte che le animazioni mi sembrano, con tutto il bene del mondo che voglio a Genshin, le animazioni dei trailer sono 10 volte superiori. Cioè, avete visto che roba? Neanche su Honkai Star Rail abbiamo visto animazioni fatte così bene. Cioè, Billy Kid... Il trailer di Billy Kid ha delle animazioni che non ho mai visto sui loro prodotti, quindi... Si vede che hanno fatto i soldi e li stanno investendo. Bravi. Poi abbiamo Box Galaxy. Che dice, stai molto attento se non hai il controllo sul tuo portafoglio, perché Box Galaxy aiuteranno ad alleggerire il tuo portafoglio e con i loro fantastici servizi e le loro sorprese nei box. E questa sia la parte gacha? Forse è un posto dove andiamo a fare wish? Non lo so. Turbo. Abbiamo questo Enzo, che è il proprietario di questo negozio di riparazioni che si trova sulla sesta strada. Altro non dice. Bene. Goldfinger, che bella lei. Madonna, i furri, che bel. Che è pieno di furri in sto gioco. Che meraviglia. Ah, questa è la zona degli arcade.
Sì, qua ci sono gli arcade. Ho visto che è pieno di minigiochi da poter fare. In un trailer si vedeva proprio che tu entri qua al Goldfinger ed è praticamente una sala giochi. Trovi un sacco di arcade ed è pieno di minigiochi da fare. Poi non so, cioè io penso che saranno anche in game. Ok, ecco perché era così diverso infatti dal sito principale. Perché questo è il sito principale. Ah, vediamo se è uscito qualcosa di nuovo, perché io qua vedo un po' di personaggi, ma questi li avevamo già visti. Qui Faction Unknown, questi sono i protagonisti, sono praticamente l'equivalente di Heather e Lumin, e sono loro due. Sarà difficilissimo scegliere perché, non lo so, dai trailer li ho visti entrambi, sembrano veramente belli tutti e due. Quindi so già che avrò estrema difficoltà nel scegliere il main character qua. Vabbè. Poi abbiamo la gente Laus, are always available for the right price. Ah, sono dei mercenari. Ah, ok, Billy Kid è un mercenario, sono quelli che abbiamo visto prima. Dove c'è Billy Kid, appunto il suo capo, com'è che si chiamava? Oddio, l'ha detto prima. Comunque lei è il suo boss, è la sua capa. Lei è Nicole, che è la capa, il boss di Billy Kid. Da quello che ho capito lei è una loro collega, è una sua collega. E poi la tipa... Ah, una necomata, vedi, due code. Abbiamo la necomata qua dietro che non sappiamo che sia. Poi abbiamo Section 6, che sembra... Oddio, Lena è palesemente una kitsune. Mentre questo qua davanti sembra un piccoloni. Sembra una demonietta. Quindi abbiamo una demonietta e un oni. Il loro obiettivo è estirpare il male e decidono loro stessi che cos'è il male. Poi abbiamo i Bellowbog Industries, che li abbiamo visti prima. E vogliono costruire appunto una casa per tutti. Abbiamo Victoria Housekeeping & Co. No, aspetta, c'è più di un personaggio che fa parte della Faction Unknown. Momento! Abbiamo Soldier 11. Poi abbiamo del Gentle House H. Cunninghurst. Non so, non ho idea di come si dica. Nekomi Yamana. E possiamo già sentire, mi sa, il doppiaggio. Aspetta, mutati musica. Spero che nessuno di voi avesse il volume alto e non fosse in un luogo pubblico. Questo era il doppiaggio cinese. Sentiamo quello giapponese. Mi piacciono quello giapponese, mi piace di più. Voglio quello inglese. Voglio quello inglese perché dopo aver sentito quello di Billy Kid, che è così incredibile, voglio assolutamente quello. Hang, grazie. Sonna mono wa tokku ni stetta. Namae wa kakko wo omoidasaseru. È una voce proprio... Ara ara. Hoppukanshi ni chula nari. Dan wulun ruhe. Cinque wo liuxia mingling. Ok, non male quella cinese. Poi, sempre dalla Gentle House abbiamo Billy Kid. Itsumo dori zen'en o tanamu. Kariyoku shien wa ore ni makasero. Ok, bello anche il doppiaggio giapponese. Però io mi sono già affezionata a quello Hang che ho sentito nel trailer di prima. Too late. Ok, quello Hang è molto più simile a quello cinese. Tanto più simile. Quello Hang è tanto simile a quello cinese che è incredibile, bellissimo. Secondo me sentire quello giappo? Ma la voce è normalissima quello giapponese, non è robotico per niente. Ok, ho deciso che lo giocherò in Hang. A posto, già deciso. Sì, quello cinese è più bello e ricorda molto quello Hang che abbiamo sentito nel trailer. Io, come sempre sapete, ascolto tutti i doppiaggi e poi scelgo quello che mi piace di più. Hang. Gli hanno tolto la voce robotica, perché? No, è che loro curano molto, secondo me, quello cinese e... Perché ovviamente IOverse è cinese, quindi il loro mercato principale è in Cina. E poi secondo me curano tanto quello inglese proprio perché va a tutto il resto del mondo. Penso che il doppiaggio giapponese lo usi molta meno gente in generale, quindi... Cioè il doppiaggio giapponese, raga, lo usa la gente in Giappone e gli otaku. Quindi il resto del mondo usa in Cina, ovviamente la maggioranza della gente usa il cinese e poi l'Hang. Però sì, sicuramente lo doppieranno, cioè metteranno anche il doppiaggio Hang, comunque lo preferisco. Poi abbiamo sempre della Gentle House Nicole Demara, che è la boss. Tra l'altro vedete che c'è anche la loro trama? 178 179 180. Sembra avere 12 anni anche dalla voce, ma ha delle boobs non indifferenti, quindi Nel doppiaggio cinese è ancora più piccola. Sta cosa un po' mi turba. Ambi? Ah, avevo capito Andy. Invece è Ambi. Target confirmed. Quocera Ambi Demara. Bella voce. Nandemo ya. Jatoya no jugyōin da.
Bellissima voce, adoro. Ambi, Horror Survival no Kokoroe, Dai 100 Voce stupenda, mi piace molto questa Jap. Qui è Ambi Demala, Troppo bimba. Questa la preferisco in giapponese. Allora, stavamo guardando invece Section 6. Vediamo un po'. Qui abbiamo Oshimi Miyabi della Section 6. Bellissima lei. Col suo spirito, col suo yokai. Probabilmente non è yokai, quello che si porta appresso. E lei è una kitsune. Stupenda. Bellissima la voce cinese. Vabbè, sembra un personaggio un po' deep, un po' scuro, un po'. Poi con lei abbiamo Suaku. È carino. Vabbè, qui sono belle tutte e due, dai. Le hanno fatte tutte e due molto bene. Poi abbiamo i Bellobog Industries, dove abbiamo Grace Howard. Attenzione, che bella. Quanto adoro che non abbiano censurato i personaggi. Poi abbiamo Mr. Orso, Ben Bigger. No, Ben Bigger si chiama, fichissimo. Ha proprio la voce da... Ha la voce da Yakuza. Sì, no, il giapponese è fatto bene. No, era solo la voce di Billy Kid che non mi piace. Perché gli hanno tolto qualsiasi tipo di interpretazione robotica. Però gli altri, cioè le altre voci che sto sentendo mi piacciono molto. Poi sentiremo Lang. Però sì, lui ha la voce proprio da Yakuza.jpg. In cinese più da orso. Preferisco quella cina qui. Quella cinese mi piace di più. Poi abbiamo Anton Ivanov. Bellissimo. Bellissimo, adoro. Ok, qua preferisco quella giapponese. E poi abbiamo Koleda Bellobog. Ah, cioè lei proprio si chiama... Cos'è? Li ha fondati lei? Koleda Bellobog. Ah, il presidente! Ambello Bogave Industries President Koleda, ecco perché. Signora presidente! Madonna, lei è particolarissima, guardate che design incredibile. Cioè questi codini sparati in aria, bella. Cioè quanti dettagli che vedo nel suo vestito. Carino. A Fierce Young Girl was also a president. Molto, molto, molto carina. Questa è la Victoria Housekeeping & Co. Qui abbiamo Von Likaon. Nando kitemo, kudou no kitanasa ni wa naremasen. Oh mio Dio. Taikutsu nasatte iru nara, steak demo yakimashou ka. Yaki kagen wa ikaga nasaimashou. Ok. Dimmi tutto quello che vuoi, ti prego, leggimi l'elenco telefonico con questa voce, ti scongiuro. Sentiamo quella cinese. Mi spiace, ma qua... Ok, potrei vacillare e mettere il giapponese solo per lui. Mamma mia! Dio santo. Ho trovato la sbando. Sì, potrei effettivamente considerare di mettere il doppiaggio in giapponese solo per Von Likaon. Che voce pazzesca. Poi abbiamo Corin Wicks. Watashi wa Corin. Victoria Kasei no jugyōin de. Nennei wa 16 sai. Seizo wa futagoza. Victoria, suki na koto. Molto carina. Xiao Pingguo de hua, yong denju kei ma? Huozhe futou wo ye. È adorabile. Anzi, ma un po' troppo per i miei gusti. Però è davvero adorabile. Carinissima in cinese. Tutti molto molto belli. Mi piacciono assai. Ah, qui ci sta facendo vedere alcuni personaggi che sono appena stati presentati. Tipo Ellen Joe, che fa parte della Victoria Housekeeping Co. Bellissima.
bravissima lei. Aspetta, lei era quella che era tipo uno squalo? Ah sì, vedi, vedi che ha gli squali qua sopra. Ne vogliamo di più, ma li avremo, guarda, perché è stata presentata lei. E ripeto, ragazzi, che bello, non c'è censura qua. Cioè, guarda, non è censurata per niente. Cioè, si vede, è bellissima. Poi abbiamo Alexandrina Sebastian. Anche lei di Victoria Housekeeping con i suoi robottini. Hai capito, Alexandrina? Guarda l'Alexandrina. Notevole. Bellissima. No. Ok, questa è stupenda. Stupenda, stupenda, stupenda. A quel mood proprio da mi devi lasciare stare. E poi abbiamo Alexandrina. Abbastanza come me la immaginavo. Ma, wazurawashii mono ga takusan. Ima sugu okatazuke itashimasu. Ara ara! E lei? Eccoci! La Supreme Waifu Mommy! Watashi no tsukutta desato o meshiagarimasen ka? Brava, brava. Notevoli doti. E mi piace molto. Che bello, ragazzi. Che bello. Dai, vediamoci il trailer, quello che hanno mostrato l'altra volta, che secondo me molti di voi se lo sono perso, anche se noi l'abbiamo già visto. Questo è il trailer che abbiamo visto l'altra volta, è assolutamente incredibile. Diverso. Lo ricordo diverso. Mi sa che questo è un altro, raga. Questo è un altro. Non l'avevamo visto questo trailer qua. Mi mancava. Ma non era questo. Belli. Guarda Corinne. Pauline. Sì, è questo. O forse no. No, non è questo. Beh, ma raga, io mi guarderei i trailer di Zell e Zone Zero a profusione. Cioè, che meraviglia. Sono uno più bello dell'altro. E qua si vede anche un po' di gameplay. Io voglio l'anime. Dai, sono troppo belli. Gameplay sembra una figata. Molto action. Mi sa che quelle animazioni incredibili che abbiamo visto di Billy Kid le avremo anche in game. Cioè, almeno da quello che sto vedendo da sto trailer. Cioè, anche in game sembrano bello fluido, belle fluide, eh? No, era un altro trailer. Che ne sono usciti un botto in queste ultime due settimane. Non li avevo visti. No, lei con la maschera? Tana. Poi l'ambientazione e i mostri mi ricordano un pochino Astral Chain, anche come tipologia di mostri, per come sono sviluppati e come sono l'idea creativa, ecco, che c'è dietro. Fa un po' Astral. Loro sono i protagonisti.
questi altri erano vecchi video che forse non avevo visto. Eccolo. E questo l'avevamo, avevamo visto l'altra volta. Qua si vede anche lei che è uno squalo. Sta coi razzi. Ah, lei ha le marionette. Ecco perché aveva due robottini. Una marionettista. Adesso riesco anche a capire meglio un po' di cose. Ecco, vedi, lei è uno squalo. Vedi che si tuffa. Devo dire che la furry squalo mi mancava. Non l'avevo mai visto un furry squalo. Sì, è vero che l'altra volta dicevo che secondo me sarà tutta una simulazione. Che probabilmente siamo in un mondo normale, ma una volta che ci mettiamo un visore finiamo in questa simulazione dove magari dobbiamo combattere. Sarebbe figo, mi piacerebbe molto se fosse fatto così. Our client this time is Bellabog Industries? What trouble have they gotten into? Eccoli, Bellabog. Mamma mia, che roba. Non lo so, boh, no, non sono nella beta. Cioè, nel senso, deve arrivarmi una mail di conferma? Non credo. Are you ready? I am so ready. Boh, devo dire che la prima volta che hanno presentato ZZZ non sapevo bene cosa pensare. Perché ho detto, mio Dio, un altro gacha, no, ti prego, cioè già abbiamo... Cioè, al tempo c'era solamente Genshin in realtà, perché era ancora i tempi in cui mi rifiutavo di giocare a Star Rail. Però se continuano a mandare fuori sti trailer, raga, cioè... sarà difficile stare dietro a tutto, sì. Sì, sarà molto difficile. Boh, vedremo, esatto, dipende molto da come sarà il farm. Devo dire che a vederlo così sembra davvero davvero bello. Cioè, l'ambientazione è pazzesca. I personaggi sembrano incredibili. Animazioni top. Bello, bello, bello. Ma infatti non è la voglia il problema, è il tempo. Più che altro sono curiosa di provare questo ZZZ. Adesso dai, quando uscirà...